Massimo soffre di una forma di invisibilità psicosomatica. Quando sente attenzione su di sé, scompare. Roberta soffre di una forma di invisibilità opposta. Se nessuno le dà attenzione... Andiamo, va. Oh, non gli ho fatto niente, oh. Lo dovevo aiutare. Sì, come no. Oh, ma che dopo il tossico ti lasci incastrare dall'invisibile? Scusa, secondo me. Ho un amico che ha un po' lo stesso fenomeno tuo, scompare. Dario, Roberta, piacere. E lì c'è Massimo, però adesso è invisibile. Non sei come gli altri, non mi ignori. Allora mi chiedevo se potevamo vederci. Non so, forse per una volta mi piacerebbe essere al centro dell'attenzione. Non credi che questo sia un limite della tua generazione? So solo che se nessuno mi dà attenzione divento invisibile. Massimo. Succede anche a me, sai, di annullarmi per amore. Tipico di una donna. Io ti guardo. Medicina e invisibilità. Oggi una curiosità. Chi di voi sa qual è stato il primissimo ruolo di Sylvester Stallone? L'avreste mai detto che Sly ha debuttato a 23 anni in un film porno intitolato Italian Stallion, porno proibito, uscito nel 1970 e arrivato in Italia in DVD soltanto nel 2008. Per la pellicola ricevette un compenso di ben $200. Ne ha fatta di strada, eh? Direi di sì. Al prossimo video, ciao a tutti!